Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e ben ritrovati con i trofei Wheel Up Moto Estate 2018. Siamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari, dove sta per avere inizio il secondo round stagionale. Qui in cabina di commento la solita voce di Race Booking, Alberto Fontana alias Alberto Nasca, e al mio fianco Edoardo Vercellesi. Guten Tag! Perché hai salutato in tedesco? Non ne ho idea, mi è venuto, l'ho fatto. Comunque, stiamo per assistere, come dicevo, al secondo round di campionato qui sul circuito di Varano, circuito che vedrà ritornare anche i trofei Moto Estate nell'ultimo round conclusivo a settembre. Campionato regionale velocità Piemonte, che vede qui sul circuito di Varano, come sempre, ormai non è più una novità, griglia praticamente pienissima. Trofeo che si corre con monogomma Michelin, un campionato che ha avuto grande successo nel corso di questi anni, lo dimostrano le presenze che qui sono sempre alte. Andiamo a vedere la griglia di partenza, ricordando che questa griglia in realtà al suo interno ha 4 campionati, perché vi è la 600 rookies e 600 expert, 1000 rookies e 1000 expert. Pole position generale di Luca Figerò davanti a William Venezia e Marco Manna, che scatta dalla terza posizione, quindi prima fila per un Marco Manna che qui dall'anno scorso ha brutti ricordi con una caduta dopo aver fatto una brutta partenza, ha caduto praticamente alla terza curva. Sicuramente si era un po' innervosito perché si giocava comunque tanto in quel campionato. Alle sue spalle poi Treccani, Jarno Ioverno, Francesco Bocenti, 7 Benedetti, per poi arrivare alla posizione di Cancè, che scatta dalla nona posizione, quindi terza fila per lui di questa griglia di partenza. Stiamo parlando di comunque una wild card, Alessandro Cancè, che parte quindi su questo schieramento davanti a Andrea Mardegan, che corre con prototipo Mardegan, che dopo un incidente ha dovuto ricostruire praticamente da zero la moto, purtroppo ha fatto parecchi danni, e si trova quindi a partire alle spalle di Cancè. Comunque, nonostante l'incidente, devo dire che si è difeso molto bene in queste qualifiche. Davanti a Matteo Di Stefano, che scatta quindi alle spalle del prototipo Bite Therapy di Andrea Mardegan, e parte davanti a Tommasi, Gamba, poi Jacopo De Maria, Rocchio Ierardi, per arrivare alla posizione di Simone Camarata, che scatta quindi alle spalle di Gerardi in questa griglia di partenza. Camarata che aveva fatto anche una bella gara a Franciacorta con dei bei sorpassi. Davanti ormai a un habitué di questo campionato, Daniele Angelo Santo, il quale poi parte di fronte a Marco Curini, pilota della Rookies 600, seguito poi dai piloti che completano questo schieramento, che sono Maio, Passoni, Di Gangi, Rainieri, Cortellazzi, Molino, Regen e Callegaro, con le moto che si schierano adesso sul circuito di Varano. Guarda quante sono. Sono veramente tante, sono 30 le moto in griglia, quindi rispetto ad altre gare che abbiamo visto in questo weekend, davvero la presenza è molto molto netta, anche perché è comunque un campionato che permette di unire diversi tipi di moto, lo hai già detto, 1600 corrono insieme e quindi è più facile probabilmente riuscire a mettere insieme un parco partenti. C'è qualche problema sulla griglia o sbaglio? Sì, si sono un attimo persi, le posizioni non capivano più dove andare a mettersi. Si è risolto tutto quanto, è tutto pronto per l'inizio di questa gara. Occhi puntati lì davanti su Firocerò, Venezia e Manna, che regaleranno sicuramente spettacolo. Scattano adesso con una impennata selvaggia lì dietro, un pilota per poco non se la metteva per cappello. Grande partenza intanto di Venezia. Vediamo intanto l'onboard in partenza di Curini, che vede infilarsi, credo fosse Mardegan che si è infilato, no, era un altro pilota a bordo di Bike Therapy. Mardegan lo vediamo uscire adesso dalla prima curva e riuscire a districarsi un po' dal mucchio. Intanto Camarata, numero 81, riprende davanti a lui la bella bagarre lì in mezzo al gruppo. Spalanca il gas Figerò, che gira in prima posizione davanti a Venezia, poi Ioverno a seguire. Dov'è Manna? E dobbiamo cercarlo, purtroppo. Manna, occhio! L'infilata di Stefano qua, la seconda variante. Come è entrato? Sì, a fuoco. Ce la fa, ce la fa.
In precedenza abbiamo visto Venezia che in seconda posizione ha ripreso la posizione, la sua posizione dietro a Fischero. In partenza lo aveva passato, poi in realtà il Pullman si è riportato davanti a tutti. Fischero che è stato protagonista anche della gara di Francia Corta. Ombo camera su Marco Curini che entra adesso alla curva X, mentre Fischero sta allungando di brutto qua davanti. È stato un bello strappo. Fischero sembra sapere veramente quello che fa. Ecco Manna in sesta posizione addirittura. E ha perso tanto, evidentemente fase concitata la partenza, o uno scatto non proprio felice, o chi lo sa, qualche contatto, qualcosa che non è andato come doveva. Alla prima curva un imbuto di un certo tipo, ecco, cioè, non è molto facile entrare soprattutto con delle mille in così tanti alla prima curva. Tanto Curini ha perso la posizione davanti a lui da due moto, uno che ha passato lui e l'altro che ha passato l'altro, di conseguenza per la proprietà transitiva. Todos, quindi Curini in questo momento era comunque al di fuori della ventesima posizione, perché alla vostra destra vedete le prime 20 posizioni. Comunque c'è da dire che Curini, bisogna poi andare a vedere, ricordiamo, la classifica di cui ognuno fa parte. Lui fa parte della Rookies 600, quindi bisogna anche tenere presente quali sono le categorie in cui ognuno dei piloti corre. Inquadrato adesso in questo istante Curini, che ha affrontato la seconda variante. Un bordcamera su Simone Camarata, che si trova attualmente 17esimo, ma si trova comunque quarto della categoria Rookies 600, anche se Rocchio lì davanti e Tommasi sono abbastanza distanti per andare a prenderli e puntare a un podio. Marco Manna adesso on board sta cercando di passare un Matteo Di Stefano lì davanti, che sta facendo di tutto per non farsi passare da Marco Manna. Ma guarda la differenza che ha fatto Fischero nel frattempo, è veramente impressionante. In ogni caso qui Manna è chiamato al recupero. Manna che tra l'altro mi verrebbe da pensare che abbia una moto ex corsa, perché la livrea è... pare che ricorda in effetti comunque la livrea di serie di BMW, questo sì, è vero. Sì, sì. Sì, forse no. Però molto spesso invece BMW porta in pista livree molto simili a quelle che ha in strada, molto stock come concetto, anche quando correvano ufficiali in Superbike ce l'avevano. Rivediamo intanto anche la partenza di Curini, partito a fuoco lì all'esterno, poi naturalmente coi milloni fa un po' fatica. E comunque ricordo che Matteo Di Stefano rispetto all'anno scorso ha cambiato categoria, quindi è passato dal 600 al 1000. Eccolo qua, lupus in fabula. Eccolo qui, che partenza che ha fatto Di Stefano, mamma mia, capolavoro. Ma quante posizioni ha guadagnato, capolavoro di partenza, ragazzi. Ah, però poi ha avuto un inciampo, peccato, ma eccolo qua inquadrato. Che partenza che ha fatto, mamma mia. E adesso davanti a Manna, infatti dicevo, ma perché Manna non lo passa che al 1000 contro il 600? E in realtà non ha più 600 Di Stefano, ma al 1000. Infatti fanno tutti parte della categoria 1000 Expert. 1000 vecchio, tra l'altro, perché sì, questa è una vecchia versione della ZX10R di Kawasaki. La penultima generazione a questo punto. Invece questa è l'attuale generazione della millona della casa di Akashi, che da tanti anni ormai ha raggiunto una competitività mica male a livello superbike, e si conferma una delle moto da battere. Ho detto Jonathan Ray, ho detto Tom Sykes. Hai detto Sykes? Toprak Razgatlioglu. Ma Sykes sono forti? Sykes sono forti. Vado via, no, me ne va, io me ne vado. No, dai, resta qui. No, dai, rimango, perché in realtà poi ne faccio anche di peggio. No, non è vero. Mentirei sapendo di me. E nuovamente quelle immagini su Marco Curini. Mentirea, madonna. ma Ray o Rea? Quindi Jonathan o Gino? Gino Rea, è vero. Ma sai che quando ho visto che c'era uno che si chiamava Gino Rea, dai, ma chi è stato che chiama ancora Jonathan Ray? E invece dai, no. Come fai a chiamarti Gino Rea quando c'è Johnny Ray che corre? C'era un difensore centrale, forse del Messina, che si chiamava Angelo Rea, se non sbaglio. Cioè, come se io mi chiamo, vado a correre e non lo so, mi chiamo Giorgio Lorenzo. Come se ti chiamassi Alberto Nascar. Cioè, esatto. Cos'è che potresti fare? Sai che un giorno finirò con NASCAR. Dai. Cioè, c'è il campionato europeo. Ma sì, ma poi io, cioè, voglio dire, è perfetto, il matrimonio perfetto, no?
Tu sicuro di volerti sposare? Come Gerry Scotti che fa la pubblicità del riso Scotti. In effetti, cioè, quello è proprio il top della, cioè, ragazzi, organizzatori della NASCAR, che cosa state aspettando, voglio dire? Mentre qua continua la battaglia tra Manna e Di Stefano. Oh, Di Stefano non molla, mo che si è preso quella, guarda, posizione. Guarda com'è lì compatto nella sua posizione di guida Di Stefano. I gomiti praticamente non li fa uscire dalla moto. È vero, è vero, è vero. Molto su sulla moto, molto seduto. Sembra e però, contemporaneamente sembra anche molto... È come se fosse un po' limitato nei movimenti. Dà questa impressione strana. Però sembra riuscire a farla correre bene. Intanto qui un sorpasso. Sì, oh, è un tentativo di sorpasso. No, un picnic. Si è trasformato in un picnic con Mardegan, che si trova in quel momento davanti a quel gruppetto di cui adesso abbiamo visto il tentativo di sorpasso. Mardegan in decima posizione col prototipo Bite Therapy. Ricordiamo una... Oh, 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 cammarata, non prendere quel cordolo lì, se no finisci sul fiume Taro che scorre a pochi metri dall'autodromo di Varano. Taro Sekiguchi. Chi è? È un pilota giapponese della 250 che... degli anni è che furono? È nel 2007, quegli anni lì. È ricordato per un incidente con Simoncelli a Brno. Ah. Simoncelli cadde, la sua moto rimase in mezzo, nessuno la vide e Sekiguchi, uscendo dal polverone, occhio, manna, la prese. Occhio, via. manna, la moto l'ha vista questa volta, Di Stefano l'ha vista uscire piano dall'ultima curva. Di Stefano restituisce il sorpasso a Manna. Oh, ah. Pensavo di aver vita facile, Manna. Che schifo i freni. Esatto. Non mi piacciono. Li che voglio... schifo i freni. Fatemeli mollare. Gran sorpasso di Stefano, che restituisce il favore a Marco Manna. Mamma mia. Mamma mia. Manna mia. Manna mia. Che sorpasso. Che sorpasso. Hai detto manna mia. Sì, l'ho detto davvero. E qua Treccani in questo momento ha passato Ioverno, quindi si trova in terza posizione. Ombra camera su Alessandro Cancè. Quarto giro di gara, sta facendo una gara praticamente in solitaria, è quello che capita. Non ha piazza per lui, infatti. Sì. E magari ha qualcuno dietro, al momento non ne siamo a conoscenza, ecco. C'è Mardegan che lo segue in classifica. Lì davanti invece un nugolo di piloti molto, come dire, incasinato, ecco, sostanzialmente, con Manna, Di Stefano, Sette e Bocenti, che approfittando della battaglia dei due davanti a loro si sono ricongiunti. Bocenti è un altro che comunque va tenuto in considerazione, anche a Franciacorta non ha fatto male. Manna ci riprova, sembra un replay ma non lo è, questa volta i freni lui proverà a lasciarli un po' prima, anzi un po' dopo. Ma cosa frena Di Stefano, che bagarre che sta facendo questi due. Bella, 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 bella. Bella sì, e come dicevamo sono due generazioni di moto a confronto. Manna è uscito molto piano dalla chicane e non vorrei che adesso ci fosse lì Bocenti che ha passato sette. No, non mi tornava una cosa, vabbè. E adesso potrebbe addirittura provare l'attacco su Manna che, come dire, oltre al danno la beffa, rischia di non solo non riuscire a passare Di Stefano, ma anche di essere a sua volta superato. E ecco qui, qua, ecco, Mardegan, inquadrato adesso, con la sua moto bella particolare. Prototipo Bite Therapy. Bite Therapy è una realtà che ormai da diversi anni milita in una serie di campionati e schiera i piloti con queste moto artigianali interamente costruite da loro, molto 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 belle. E sempre qua on board di nuovo con Curini che si ferma, con Curini che si ferma, aia, entra i box. Aia, aia, questo è un ritiro, questo è un ritiro. Peccato per Curini, technical problem, non sappiamo cosa abbia avuto di preciso, però l'abbiamo visto imboccare mestamente, lo assumo io, ma di solito quando imbocchi questa corsia non sei felice. No, ecco, soprattutto quando la bandiera a scacchi non c'è ancora stata. Esatto. E vabbè, continua qua la gara intanto con Camarata alle spalle di Gherardi. Adesso si affronta l'AS veloce, ci si lancia poi a gas pieno per questa piega verso destra che porta alla staccata della X, una staccata insidiosa. E qua, ragazzi, Fijerot sta facendo il vuoto. Sta facendo il vuoto, però rispetto ai primi giri fa meno la differenza rispetto a un Venezia che evidentemente ha trovato il suo ritmo e si sta ben comportando. Molto bene Treccani, che tiene il passo con una 600. Camarata intanto sempre qua a inseguire Gherardi, spalanca il gas qua sul rettilineo, vediamo se riesce ad andare ad affiancarsi all'interno per la prima staccata per andare a portare a termine un sorpasso. Si infila all'interno però non molla i freni e quindi resta dietro.
non era abbastanza vicino probabilmente per lasciare i freni con la giusta convinzione. Secondo me sarebbe finita male, se ci avesse provato. Eh sì, sai, lì su quelle situazioni in cui io ancora non ho preso bene le misure, però mi pare di aver capito che... Occhio che esce stretto, esce occhio forte, che esce, esce stretto forte, e bene. Esce forte, esce forte, vediamo chi frena dopo. Che staccata, che affondamento di forcella di Gherardi, che resiste all'attacco che di Cammarata. Bello, bello questo duello, bello. Cammarata poteva incrociare, ma le immagini hanno staccato proprio in quel momento. E ora torniamo sulla battaglia, che vede i protagonisti Di Stefano e Marco Manna. Tra l'altro per la quinta posizione, quindi abbastanza prestigiosa. Intanto qui davanti Fischerow, io sarei curioso di avere i tempi di Fischerow rispetto a un pilota della Stock. Stock 1000 che corre qui. Sarei curioso. Parità di moto e gomme? Perché secondo me... Fischerow gira in 11 non e lo so, la differenza che sta facendo rispetto ad altri non è neanche malaccio. Tu quanto giravi? Allora, Fischerow ha fatto 11 e 9 e io in qualifica ho fatto 11 e 7. E... chiaramente gomme diverse, però bene o male con prestazioni paragonabili, ecco. Qua intanto c'è il sorpasso da parte di... Cammarata, mi sembra fosse... Sì, su Gherardi. Mi sembra fosse sì, lui. Sì, sì, è lui, lui. Se fosse Cammarata lì all'esterno, al cambio di direzione, bellissimo. Qua Cancè. Ma sai, se Fischerow con quella moto e quelle gomme gira in 11.9, un pilota della Stock di sicuro fa... almeno 10. No, 9 basso, anche 8 alto. Basso. Infatti, 8 alto, infatti, sì. Infatti, sì. Il record di Perotti era stato 6.3, Fabrizio Perotti, con gomma da qualifica. Quindi non solo, ricordiamo che queste Michelin che usano comunque sono gomme non da prestazione pura, quindi non sono pneumatici studiati per fare 8 giri a fuoco e poi andare in pezzi, ma sono gomme studiate per durare di più. E... quindi anche... Oh, l'attacco di Manna intanto su Di Stefano, scusa Alberto. Sì, sì, arriva l'attacco adesso, vediamo. Questa volta riesce ad andare a termine, no! No, no, assolutamente no. Attenzione al doppiato, attenzione al doppiato, attenzione al doppiato. E qua Manna fa valere l'esperienza e approfitta da bravo volpone qual è del doppiaggio e guadagna la posizione su Di Stefano. Mettiti nei panni di Di Stefano adesso. Nel casco di Di Stefano. No, non si può. Non si può dire. Non si può dire. Non si può dire quello che sta tirando giù. E intanto Manna guarda come va sulla difensiva a chiudere la linea all'interno per difendere la traiettoria il più possibile. Comunque dicevo che quindi però ti aveva fatto 6.4, 6.3 con una gomma da qualifica, che è una gomma che non solo è una gomma da performance, ma è una gomma che dura due giri. Al terzo giro mi raccontava un aneddoto il mio amico Luca Pedersoli, che mi diceva: no, perché sai, io quando sono andato lì a fare questa gara qua, c'era il tecnico che non parlava né inglese né italiano né niente, per spiegarmi come funzionava la gomma da tempo, arriva lì, mi fa: one lap, ok, two laps, ok, three laps, e indica il santino che era appeso lì, ok, nel box. Bene, a posto. La serie, il terzo giro, fatti il segno della croce perché non sei sulle stai tele. Più in strada. Sei sulle tele. Ed è così, quella gomma lì dopo tre giri va in pezzi, cioè proprio si spatascia tutta e perdi 3-4 secondi a giro. Quindi è una gomma fatta proprio per fare il tempo. Intanto qua che bagarre con Cammarata, che si trova in questo gruppone con Maio, Rocchio e Tommasi. E Cammarata adesso fa valere la superiorità del suo 600 e va anche a passare il doppiato che prima ha reso la vita difficile a Di Stefano. Intanto Cammarata deve fare linee artistiche per districarsi dal doppiaggio. Intanto Cancè che va lunghissimo. Aia! E boom, non l'ha rialzata in tempo, è entrato piegato sull'erba e da lì è entrato piegato col freno in mano. Fium, giù di colpo. Sai che queste sono le cadute da rottura di clavicola? Aia. Perché sono quelle dove cadi da in piedi e pigli, anche se cadi ai due all'ora, pigli una legna della Madonna. E quindi poi proprio diretta lì. Sì, pam, lì picchi, è il primo punto che picchi quello. Speriamo non si sia fatto niente. Questo invece è uno slow motion, l'ho detto bene. Bravo, Cammarata. Cammarata dietro a Gherardi, quindi uno slow motion abbastanza vecchio. Con la sua R6 numero 81, sì, di qualche giro fa. E luce bassa qua in pista, stiamo andando verso la fine di questa giornata e il sole è sparito ampiamente ormai da diverse ore dietro alle nuvole. Il che comunque è un toccasana, anche perché
si può tirare una boccata d'ossigeno. Un po' più fresco, un pochino più facile, si subisce meno il caldo, anche fisicamente un attimino, davvero un tocca sano. Sì, 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 si può respirare un pochettino. Questo William Venezia, che arriva alla staccata della curva X ed entra dentro, giù in piega, pam, col suo BMW, bella la carena. La colorazione, un sacco di adesivi degli sponsor che fanno sempre fico. Guarda il prototipino qui Bike Therapy, com'è stretto. Sì, al contrario di quella di Mardegani invece, che per questa gara ha una carena molto più larga. Non so se sia dettata dal fatto che avevano quella o se sia proprio una scelta progettuale quella di mettere una carena un po' più grande, che mi ricordava un po' la carena delle Moto2 di qualche anno fa, delle Moto B. Le Moto B del team di Gianluca Montironi, del team JIR, mi sembrava quella vagamente la forma. Sì, Moto B. Adesso te la cerco e mi dici se... Vai, 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 la cercala, mentre qua ci si avvicina verso la fine di questa gara, sempre on board su Matteo Di Stefano, che entra adesso nella S veloce, che si chiama S veloce perché è una S e perché è veloce. Si spalanca poi il gas per fare teoricamente in pieno anche col 1000 questo pezzo, oh, e viene infilato da il numero 72 e perde quindi la posizione, mentre inizia l'ultimo giro di gara con Figerò qua davanti, che vede, in realtà non lo vede perché non si è mai girato, però il rientro di William Venezia alle sue spalle. Mi sta facendo vedere una foto qui il buon Edo, ma se me la fai vedere frontale meglio. Adesso la trovo. Oh, camarata, ha ripreso la caduta di, credo, Di Maio, che la parcheggia lì nel ghiaione del ferro di cavallo. No, è più grassa sopra e magra sotto, mi stava facendo vedere la carena. Intanto qua perde la posizione anche Di Stefano, da a vantaggio di 7 che lo passa e si porta in quarta posizione. Sicuramente Di Stefano starà ancora finendo di tirare giù l'elenco di tutti i santi dal paradiso dopo quella posizione persa a causa del doppiaggio. Mentre Marco Manna continua la sua sfilza di doppiaggi e mantiene la terza posizione, quindi un podio. Per quanto riguarda la sua categoria, ricordiamo che poi vi saranno tutte le categorie Rookies, Expert, 600 e 1000. Ora in diretta facciamo un po' fatica a dirvi qual è la situazione di gara. E Di Stefano, che ormai l'ha data su vinta, ha capito che non c'è modo di andare a recuperare quel podio che però aveva. Però lì davanti si legnano, lì davanti si legnano. Mentre Figerò festeggia una vittoria straordinaria. Attenzione qua Di Stefano, che deve districarsi da una fase di doppiaggio abbastanza complicata e deve farlo in fretta se non vuole perdere la posizione anche su Benedetti, che alle sue spalle ha 3 secondi di ritardo. Però sai, doppiaggi su doppiaggi, può succedere a tutti. Transita poi sul traguardo anche Treccani in terza posizione, che vince la gara della Expert 600 davanti a Ioverno, che si dispera un po' sul rettilineo, forse avrebbe voluto vincerla lui. Ma mi sembrava felice invece, sai. Ha chiuso un secondo e 4 di ritardo, ma... Sì, potrebbe girargli un pochino. Un pochettino. Arrivano poi sul traguardo tutti gli altri, noi intanto vi leggiamo l'ordine d'arrivo. Nella Expert 1000 vince Figerò davanti a Venezia e Manna, 7 Di Stefano e Benedetti. Nella Expert 600 vince Treccani davanti a Ioverno, Bocenti, Mardegane e Gherardi. Nella Rookies 1000 vince Gamba davanti a Angelo Santo, Di Gange e Cortellazzi. Mentre nella Rookies 600, sicuramente la categoria con più moto, vince De Maria davanti a Tommasi, Rocchio, poi Cammarata, Passoni, Rinieri, Maio, Regen, Molino. Non classificato Curini, ritirato al quarto giro di gara. Mentre nella Wild Card vince Callegaro davanti a un Cancè che non c'è perché è caduto al 2 giri dalla fine. Questo è dunque il risultato del CRV, campionato regionale velocità Piemonte. Noi vi rimandiamo col prossimo appuntamento, che sarà sul circuito Tazio Nuvolari il 17 giugno. Da Alberto Fontana, Edoardo Vercellesi, è tutto, bye bye. Adieu.